Un debutto scioccante. Pescara non pervenuto, impalpabile, mai in partita. Subito in 10 e sotto di un gol, è vero, ma biancazzurri incapaci di reagire. Zero tiri in porta, fase di non possesso da brividi, neanche una parvenza di filtro, difesa imbarazzante. Per il Livorno invece un esordio super, 4 gol, un palo, una rete annullata e un secondo tempo di mera accademia. I due tecnici, Oddo e Panucci. Siamo calmi. Quando dopo 5 minuti rimane in 10 è difficile, è molto difficile. Sicuramente il risultato poteva essere meno rotondo se avessimo evitato qualche errore di troppo che abbiamo fatto, però al di là di quello si è scombussolato tutto, la nostra partita, la preparazione della nostra partita, agli avversari, al cambio di modulo obbligatorio fatto, quindi quando tu lavori da 2 mesi su un modulo e dopo 5 minuti non lo puoi fare più, inevitabilmente poi ti condiziona tutto, però merito a Livorno, facciamo finta che la partita inizi da venerdì. Io ero convinto di avere una squadra di qualità, è chiaro che Massimo aveva tanta assenza, però quando recupera tutti sarà sicuramente protagonista del campionato, perché quando hai qualità in squadra è più facile vincere le partite. Ero dispiaciuto perché ho perso i playoff, ma devo dire che nei playoff ho fatto il tifo per voi, per il Pescara, perché Massimo è un amico e quindi ci tenevo, perché aveva la squadra forte e stava facendo un'impresa che per noi e per me, che sono un suo collega, mi faceva enormemente piacere, perché non ho personalmente invidia di nessuno. Emergenza da una parte e dall'altra, 11 assenti nella Pescara, 8 nel Livorno, scelte praticamente scontate. Nel 4-3-1-2 disegnato da Oddo, Zuparic davanti alla difesa, Mezzali, Selasi e Benalì, Valotti tra le linee, a ridosso del tandem Caprari-Vukušić. Per contro Toscani schierati secondo i canoni del 4-3-3, in mediana Aramu, preferito a Palazzi, davanti Fedato e l'ex più atteso Pasquato a supporto di vantaggiato. Pronti via, sbaglia Caprari, Fedato si invola, la brucia Fornasier ed è atterrato da Fiorillo. Chiara occasione da gol, rosso per l'estremo biancazzurro e calcio di rigore. Vukušić avvicendato da Resti, che intuisce ma non ci arriva. Vantaggiato gol, 1-0 Livorno. Sono trascorsi appena 6 minuti. Il Pescara accusa, i toscani spingono alla ricerca del raddoppio, sfiorato da Luci che timbra il palo e successivamente mancato da Pasquato, magistralmente assistito da vantaggiato, provvidenziale Fornasier. 25esimo, punizione di Pasquato, volé dell'esordiente Morelli, classe 96. Dopo qualche istante Saia di Palermo annulla su segnalazione dell'assistente, regolare in realtà la partenza del terzino destro. Oddo muta assetto, difesa a 3 con Zuparic che scivola nelle retrovie, Selasi vertice basso del triangolo di metà campo completato da Valotti e Selasi. Le cose a dire il vero peggiorano. 32esimo, errato disimpegno e contropiede corto del Livorno, Pasquato dentro per avvantaggiato che con caparbietà ma senza resistenza alcuna sfonda in area e batte a Resti, 2-0. L'assenza di filtro in mediana è sin troppo evidente, non solo, difesa sconcertante. Toscani ad un passo dal terzo gol con Fedato, decisivo a Resti che sul corner seguente invece nulla può sulla deviazione di testa vincente di Ceccherini. 41esimo, 3-0, buio pesto totale, avvio di ripresa, 8° minuto, palla scoperta, lancio di Luci, difesa ancora impreparata, Fornasier si eclissa, occhi negli occhi con Aresti, Fedato non perdona, 4-0, il peggio all'esordio, può, anzi, deve bastare.